storia delle peripezie della scienza e dei drammi che la scienza ha vissuto con figure emblematiche come Galileo, ma come lo stesso Newton o come Darwin, ebbene, questo tipo di storia sia ancora più importante oggi che ieri, più centrale per noi, proprio perché l'atteggiamento critico che è legato strutturalmente all'impresa scientifica è forse l'unico modo per non farsi troppo incantare o dalle parole vuote o dagli slogan ambigui o dalla tendenza, ahimè, sempre più forte nella stessa rete a parlare solo con quelli con cui sono già d'accordo. E allora che razza di parola è?